Ben ritrovati dal patch ban di 1980 e siamo di ritorno dal Gloucestershire, dove siamo andati a far visita al nostro amico Fabbro e a scoprire tutte le tradizioni che sono ancora attualmente. Ovviamente una è Halloween e l'altra è il bruciare la fine della stagione del raccolto. È una tradizione che esiste ancora, anche qua da me esiste nella fascia alpina, c'è ancora questa tradizione di bruciare il Che bello raccolto. vederti, tesoro. Eccoci qua. Non riuscirei a descriverti quel che è successo nel Gloucestershire. Credo che presto verrai a saperlo. Ma ora sono nostri alleati? Sì, ma è stata dura. Non si dice niente della maschera. Allora, non abbiamo sbloccato nuovi territori, quindi per forza di cose quello che riguarda il trofeo è l'ultimo. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Per forza di cose dobbiamo fare questo. Aspetta, questo qua su. È l'unico che resta da fare, quindi. Ho ricevuto una convocazione dallo Snottinghamshire, su al nord, dal tuo vecchio amico Vili. Vili! Un nome che non sentivo da almeno 10 inverni. Come sta? Bene, sembra. Vili ti chiede di raggiungerlo per una celebrazione in onore di suo padre, Jarl Emming. Un invito gradito. Sarà bello poterlo rivedere. Vorrei ricordarti che suo padre, Jarl Emming, sarebbe un alleato formidabile. Accetterai? Andiamo. Partirò per lo Snottinghamshire a breve. Bene, ne saranno felici. Dal nome richiama Nottingham. Mi sa che è proprio quello. Andiamo a trovare Robin Hood. Frattacchi. Little John. Vediamo. Sembra che avevo già sbloccato un punto. E questo qui andare noi? Il territorio va qua e poi va un pezzettino qua. Ah, ok, qui dobbiamo andare. Ok, andiamo qui allora. E credo che sia quello con mente, eh. Insomma, il nome richiama, poi è tutto da vedere. Ovviamente siamo come tempistiche. Credo che siamo prima di Robin Hood come tempistiche, ma forse mai lo incontriamo, chissà, magari ci dà lui una mano, che io so.
Ah, qui è ancora la zona un po' invernale. Sì che non sono mica proprio al nord. Sì, siamo al centro, dai, diciamo, della... Diciamo che il centro è dove abbiamo il nostro accampamento. In effetti è una mezza via tra il nord e il centro dell'Inghilterra. Allora, sì, ultimamente non ne ho incontrati. Lupi ne ho visti parecchi. Queste terre. Queste lande innevate. Cosa succede? Perché questo tremolio? È una sequenza rotta qua. Allora, esplora l'anomalia no, andiamo per la nostra strada. Magari ce lo segniamo che c'è qualcosa qua. Vabbè che c'è già qua il simbolo. C'è un simbolo sotto. Magari la teniamo come bonus. Per ritornare a vedere il vecchio caro presente. Solitamente si facevano più salti avanti e indietro nel tempo. A parte che voi potete anche tornare ad Animus andando anche qui, eh. No, scusate. Se voi andate ecco, forse è coperta dalla mia scritta, dal mio logo. Ma qua si può tornare all'Animus. Testa in alto. Ciccia. Danesi e Sassoni vivono in pace. Non poteva che essere così sotto la guida di Jarl Hemming.
Ah, siamo arrivati. Rigby aveva ragione, sei qui d'Inghilterra. Sono qui e intendo restare. Snottingham, sarà un piacere rivedere Billy. Versate l'idromele! Eivor giunge in visita! Skull! Credi di poterci scannare con tutti? Salveremo a momenti. I miei occhi non mi ingannano, vero? Sei tu! Sei davvero tu! Trigve, vecchio mastino, come stai? Eivor, i vecchi amici portano buoni auspici. Guarda un po', ora la tua barba ispida come un cespuglio. Tuttavia non è una sana barba da Ia. E Fili dov'è? Il tuo messaggio mi ha rallegrato. Oggi sostituisco io. Lui e suo padre sono a Ulkertorp per respingere un'invasione di Pitti. E abbiamo assediati a lungo e Jarl Hemming vuole finire il lavoro. Sarei venuto con altri guerrieri se avessi saputo che Billy era in guerra. Battaglia a parte, devi sapere che la salute del padre di Billy non è più quella di un tempo. Ma è possibile? Jarl Hemming è un toro. Lo è ancora. E quando ti vedrà sarà felice come Skoll con la luna tra le fauci. Vieni, la via più rapida è lungo il fiume, ma queste acque sono ostili ai norreni. Il tuo arrivo fa al caso nostro. Potremmo condurre le navi lungo il fiume. Va bene. Affronterò qualsiasi pericolo. Prepara il convoglio e partiremo. Il nostro Jarl ci attende! Seguiamo morso di lupo fino all'accampamento! La storia dei due di Paolo. Streghe d'acqua. Eivor, morso di lupo, ci scorterà lungo il fiume. Quando io e Vili eravamo bambini,
che ci raccontavi storie epiche accanto al fuoco. Ma non ci hai mai detto come sei entrato al servizio di Jarl Hemming. È una storia interessante. Lo è, anche se triste. Credo che io sia lì circa la tua età. Scaldi ci diede un inverno inclemente e il nostro clan era allo stremo. Per sfamarci, la mia famiglia fu costretta a contrarre un grosso debito, ma io ero troppo orgoglioso per ripagarlo. Era tuo! E ti arrivo! Proteggete il convoglio! Io avrei messo ancora delle anfore un po' più grandi. Rematori! Indietro! Il convoglio è scoperto! Prendi! Ora! Vitti sulle sponde! Difendete il convoglio! Avanti pronti! Hai capito qua? Il convoglio è retto! Tutte le navi sono salve! Jarl Hemming ne sarà felice! Vediamo un po'... Cerco dritto... che poi sempre qua ah là abbiamo sbloccato il nuovo mettete la nave qui andremo avanti tracco. Aspettiamo gli altri. Ma che ti ha preso? Siamo ben arrivati, dobbiamo andare qua. Ho l'ordine di andare a Stone, ma il campo è poco più avanti, prosegui pure da solo. Vili e Jarl Hemming saranno felici di vederti. Foresta di Sherwood. Occhio di acquatico, adesso.
per i raggi. Per Freya, sei arrivato. Okay. Benvenuto. Mi ha chiamato tuo figlio, Jarl Hemming. Ho accolto il suo messaggio con grande gioia. Vorrei poterti dare buone notizie e aumentare la tua gioia, ma temo che siamo nell'occhio del ciclone. Eppure questo mio vecchio cuore canta di felicità al solo vederti. Ti trovo in forma, Eivor. Forte, sano. Arriva. Anche il mio cuore canta. È bello rivederti. Avevo sentito dire che hai un cuore di poeta. Il tuo spirito è multiforme. Movimenti sulle mura! Ci serve una vittoria rapida, prima che cambi il tempo. Avrei portato il mio clan se me l'avessi chiesto. Non serviva. Quegli uomini saranno schiacciati. E Trygve è diretto a Stoneburg per intercettare i Pitti in fuga. Entro un giorno sarà tutto finito. Trygve è quello... Mi conoscete come il vostro Jarl da una vita. E io ho cresciuto e amato ciascuno di voi fin dall'infanzia. È stato un fardello piacevole. Forse sei troppo vecchio per combattere, amico mio. Non ti sento biascicare, Vili. Hai forse perso la tua birra? Oggi non combattete per me. E neanche per voi stessi. Oggi combattete per i vostri figli. Combattete per vederli crescere e perché diventino buoni e giusti come voi. È per loro che oggi noi riprenderemo Ulkerdorm. Trygve ed Eivor hanno portato frecce e olio per scatenare lampi di fiamma sui Pitti e sulle loro trappole. Chi per primo salirà su quella torre e mostrerà l'arma del capo nemico avrà il mio idromele per un mese. Per Thor, è bello vederti, Vili. Davvero? Non sei qui solo per strapparmi la gloria dalle mani? Puoi tenerti la gloria, Vili. Sono qui per assistere te e tuo padre. Che umiltà. Dov'è l'Eivor che conoscevo? Ai vecchi tempi, dunque. E anche ai nuovi. Alla battaglia, Hemmingson! Oggi conquisteremo la vittoria e domani festeggeremo! Fuoco alle frecce! Che brucino di fiamme indomabili! Il capopitto si fa scudo dei suoi. Meglio non attirare l'attenzione. Stai in una posizione! Darò la sua testa a Jarl Hemming. Vili è morso di nuovo. Vado di nuovo con noi. Oh no, fuoco, merda. Drop a lot of. Not sopra il fuoco. Non fare passa! Ho capito.
Si va un po'. Bruciate a fuoco lento. Vediamo dov'è. Gloria di Hamilton. Ecco il capo. Ecco lassù. Oddio, che squadra di razzi. Il loro capo si difenderà dalla torre. Azione! Ma il giovane Jarl arriva o devo farsi trovare da solo? Alla faccia. Abbiamo leggermente decapitato. Eccolo qua. Sei ferito? No, no, fermo, fermo, ah, no. Sto bene. Non farti ingannare da tutto quel sangue. Non sarà l'orgoglio a guarirti, ma cure e bende. Il mio clan ha combattuto bene, vero? Hai visto quanto sono ricchi di ardore e come seguono il loro Jarl? Sei tu che fai questo effetto. Si fidano. E inoltre amano molto mio figlio. Ma lui non ha la fiducia degli altri Tain. E io dubito di avere il tempo di convincerli. Sei malato. Cerca di accettarlo. Mio figlio non ci riesce. Mi crede immortale e lo spera. Perché non desidera ciò che dovrà ereditare.
stato Veli a farmi chiamare, o tu, Hemming? Beh, sapevo che saresti corso qui più in fretta sentendo il nome di Veli. Mi serve il tuo aiuto e la tua discrezione. Li avrai, stanne certo. Sappi che presto si terrà un halting in cui i nobili nomineranno uno Jarl e io sono combattuto. Vorrei che mio figlio seguisse le mie orme, ma Veli è restio a farlo. Lui ha un cuore da guerriero. Altri indicheranno Trygve. Egli è un uomo giudizioso, che ha un grande senso del comando, ma è poco audace e il suo lignaggio meno rispettato. Ah, Trygve è quello che abbiamo contato prima. Trygve è saggio ed è portato per il comando. Nessuno all'assemblea avrebbe motivo di opporsi alla sua nomina. Hai buon occhio e mente sveglia. Che il tuo giudizio sia lucido nei giorni a venire. Veli partirà presto per la cascata del Kinder. Cavalca con lui e parlagli, ti prego, come a un vecchio amico. Se dovessi scorgere Valchirie in agguato, le manderò via. Io posso respingerle ancora per un po'. Forza, Vili ti sta aspettando, Eivor. Da questo punto lì l'abbiamo già raggiunto. In precedenza, mi sembra. Una runa della vita. Ah, runa minore. Ah, va. La grande runa della vita, runa per armatura. Allora, metterla. La mettiamo al posto della runa della vita, questa qua, runa della salute, mettiamo minore, vedete abbiamo questa che è quella attuale, eccola qua, grande runa, mettiamo questa, più 18 e 9 alla fine alla faccia. Ok, aspetta. Thank you.
Vili, eccoti qui, vieni. Cavalchiamo fino alle cascate. Sono il dono di Freya a questa terra inospitale. Bene, ma se non trasalirò alla loro vista, mi riterrò molto deluso. Combatti con grande abilità, devo dire. Ti ho insegnato bene, allora. Tu mi facevi combattere contro il vento, e contro gli alberi e i mucchi di neve. No, sono certo di averti salvato da un mucchio di neve e da un albero assassino. Mi ricordo. Un uomo che dà dell'assassino a un albero è un uomo che ha preso troppe botte in testa. Quella torre mi ricorda le rovine delle mura in Norvegia, vicino a casa di mio zio, non trovi? Sì, ricordo il morso del gelo mentre ce ne stavamo rintanati per ripararci dal vento. È colpa tua se siamo finiti là. Cercavo le galline che ti erano scappate prima della festa di Yule, vorrei ricordarti. È bello cavalcare di nuovo con te, coda di legno. Ti ho detto che doveva sembrare una coda di drago. A me sembrava soltanto un legnetto, non certo una coda di drago. Devo forse ricordarti le nostre avventure discinte nelle strade notturne di Eivor Brakeshol, la testa fradicia di idromele e le tasche piene di vodka. Va bene, era una coda di drago. Vuoi sempre l'idromele di mio padre? Domani rischi di svegliarti nudo a faccia in giù nel recinto dei maiali. Vuoi forse dire a casa tua? Stormborg. Non è dove mio padre aveva inviato Trigg. Andiamo! C'è fumo. Eivor! Cos'è successo? Sono arrivato troppo tardi. I pitti hanno appiccato il fuoco e sono fuggiti. Vogliono provocarci! Ci sono altre persone intrappolate. Liberale, Eivor! Pensate ai feriti, li salveremo. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Fate in fretta! Posso... Brucia! Fate in fretta! Vi prego! Sto bruciando! Fate in fretta! Vi prego! Lascia ogni cosa! Vada Trigve! Con lui sarai al sicuro! Straniero, pensavo che la mia ora fosse giunta. Aiutaci, siamo bloccati e mio fratello è malato. C'è troppo fumo. C'è nessuno là fuori. Grazie. Ti prego, devi aiutare anche gli altri. Deve essere bloccata dall'altra parte.
Ti tireremo fuori. Ma se si è pagato qua. Merda, fuoco! Ma dai, ma sì, ma c'è qualcun altro da salvare, però ora non si vuole, non vuole farsi salvare. Ma pensa a te. Ma dai, ma è buggato, cioè ma che male devo. Salvo tornando di qua. Hai sbloccato qualcun altro. No, in realtà noi siamo. La centesima volta che la salvo questa. Ah.
Aiuto! Salvate la mia famiglia! Sono qui dentro! Occupati di mia moglie, ti prego, salvala! Non io, mia moglie! Pensa prima! Oh, mia amata Hilda, perché? Come farò senza di te? Come potrò andare avanti? Perdonami. Eivor! Eivor, dove sei? Vieni qui! Non c'è niente che possiate fare! Salvatemi! Vili! Dove sei? Rispondimi! Dobbiamo fare spazio! Io prendo l'uomo, Eivor! Tu pensa alla donna! Niflheim dovrà attendere. Oggi voi rimarrete qui. Oh, sia lode al padre! Aggrappati a me, ti tirerò fuori. Grazie, Vili. Grazie. Se respiro ancora... Pensavo di doverti salvare, Vili. Sarei morto se fosse stato il mio momento. Il fato è scritto. Mi dispiace, ma non potete rischiare la vita, miei signori. Avete dei clan da guidare, dovete pensare al futuro. Il vecchio dice il vero, Vili. Il peso di questo clan appoggia sulle tue spalle. È mio padre a portare quel peso. Io penso a combattere e festeggiare come so fare. È bello averti di nuovo a guardarmi le spalle, Eivor. Vedi con chi devo avere a che fare, Eivor? La mente di un troll nel corpo di un Aesir. Sei sempre il coda di legno di quando eravamo bambini. Non cambierò mai. Non è il momento di scherzare. Abbiamo ancora dei feriti da assistere. Quello è il tuo campo, Trygve. Non voglio fare la parte del salvatore e del guaritore insieme. Le acque della cascata del Kinder leniranno le mie ferite. Se mio padre mi cerca, sarò lì. Vili, aspetta! Eivor, un momento. Jarl Hemming ti ha parlato della sua salute, vero? Sì, e dice che Vili non l'ha presa bene. Vili vive immerso in un altro mondo, almeno per ora. Il suo animo è lacerato e non vuole affrontare la verità nuda e cruda. E tu come stai? Sei pronto ad affrontare le imprese future? Io sono in pace con il mio futuro. Tu resta vicino ai feriti. Parlerò io con Vili. Mi serve aiuto! Sono qui! Ok, allora direi che nel prossimo video andiamo a parlare con Vili, quindi ci vediamo alla prossima.